Grazie, come dicevano loro, io mi chiamo Enzo Fischetti, vengo da Napoli, anche se in realtà sono nato a Firenze. E sono rimasto a Firenze fino al 1970, giusto in tempo per vedere l'alluvione. Poi mi sono trasferito a Napoli e nell'80 ho visto il terremoto. Adesso io e la mia famiglia vorremmo trasferirci a Catania, sotto l'Etna, ma il sindaco non ci vuole. Quando mi sono trasferito da Firenze a Napoli ho incontrato difficoltà incredibili col napoletano. Poi ho capito che il napoletano è una lingua che ha le sue regole grammaticali fisse, che se voi le applicate anche voi questa sera potrete parlare tranquillamente napoletano. E vi faccio qualche esempio. Prima di tutto in napoletano ci sono delle parole che vanno assolutamente ripetute due volte, altrimenti non si riesce a dare il giusto senso alla frase. Per esempio, lentamente, chian chian. Adagio, che è molto simile, non è chian chian, ma quunch quunch. Completamente, san san. Meticolosamente, pil pil. Disteso, luong luong. Che se uno sta disteso rigidamente diventa tisic tisic. Ma difficoltà maggiori si hanno con all'ultimo momento, ngan ngan, e di nascosto, aum aum. Poi ci sono gli avverbi di tempo. Adesso, mo. In questo momento, mommo. Basta ripeterlo due volte. Io poi venivo da Firenze e dovevo capire che mommo era in questo momento. Ma la stessa regola vale anche per il passato. Allora, tan. In quel momento, tan tan. Poi... Grazie. Poi ci sono le iniziali di parole. Le parole inizianti per P diventano CH. Piove, chiove, piangere, chiagnere, piombo, chium. Le parole inizianti per G perdono la G iniziale, non si sa che fine fa. Giorno, iurn, la gatta, iat, genero, uiener. Ma credetemi, la difficoltà maggiore l'ho trovata con le parole inizianti per S, che in napoletano prendono la N apostrofata. Sporco, nzvat. Sposato, nsurat. Sopra, ngop. Sugna, nsogna. Poi il bello del napoletano è che è il verbo eccere, un verbo unico al mondo che si coniuga proprio, a seconda se una persona sta vicina o lontana, a seconda se è singolare o plurale. All'indicativo presente il verbo eccere fa oicanno, il loco, illan, e bicanne, biglioche, billan. E una volta un amico mio disse per la strada di Pavia, pago io, disse Pavia e Pavia, Pavia. Si capì solo lui perché per me era Pavia al cubo. Ma... Grazie. Poi il napoletano ha una capacità di sintesi eccezionale. A volte una, massimo due parole riescono a concretizzare concetti che in italiano sono lunghissimi. La lettera E da sola significa devi, le afferni, la devi smettere. La lettera I da sola significa andare, ce ne bulimmi, ce ne vogliamo andare. Oppure, per esempio, scoprire frequentazioni comuni dopo un lungo periodo di tempo, asci appariente. Oppure cercare di convincere una persona a fare una qualche cosa che altrimenti non avrebbe mai fatto, abbabbia. Meccanismo congegno elettronico malfunzionante, chiuov. Parlare apertamente di una persona di cui non si vuole dire esplicitamente il nome, l'amico Fritz. Ma chiudo definitivamente con quella che per me è stata la difficoltà maggiore, gli aggettivi possessivi mio, tuo, suo, che in napoletano si mettono soltanto l'iniziale alla fine della parola stessa. Per esempio, mio padre, patm. Tuo padre, patt. Ma dovete fare molta attenzione perché suo padre non è pats. No, è o pate e kill. È irregolare.